Però a sentire alcuni esponenti, anche di grido e anche molto ascoltati, che abbiamo, e mi riferisco specificatamente al giornalista o intellettuale, non so come definirlo, non so come lui preferisce, non so come lui preferisce essere definito, se intellettuale o giornalista, Andrea Scanzi, in un video che ha fatto, che ha il titolo. Il titolo del video è Il generale Vannacci è stato destituito, le mie considerazioni. Esorto tutti ad andarlo a vedere, perché a parte come definisce me stesso, ma questo lo vedrete nel video, lui esprime un concetto veramente, veramente originale. Lui dice che esistono delle persone che dicono cose irricevibili e poi dicono che la Costituzione le consente la libertà di espressione. E poi aggiunge, non è vero niente. Quindi lui dice proprio in maniera esplicita che l'articolo 21 della Costituzione non deve essere rispettato. E procede. Dice, la libertà di informazione e di pensiero cessa al momento in cui tu violi la realtà, la verità, la legge e la libertà altrui. Se tu dici cose che ha detto Vannacci, tu sei oltre la legge. Quindi questo è il concetto per me pericolosissimo, il fatto che una legge, che a mio avviso, pur non essendo un giurista, nasce per limitare delle azioni e non dei pensieri, invece è proprio intesa come una norma che vieta dei pensieri. Quindi, secondo Scanzi, ci dovrebbe essere il famoso Ministero della Verità di Orwell, che dovrebbe decidere a premessa se le opinioni, i pensieri, le idee di una persona sono ricevibili, oppure lui stesso che magari dovrà decidere se quello che esprimo io è ricevibile o meno. E questo è il concetto che a me fa paura. Ed è proprio qua che viene a inserirsi il problema della libertà di opinione. Ma che cos'è che è ricevibile? Chi lo decide? Scanzi? Lo decide il Ministero della Verità? Lo decidono le leggi che invece sono assolutamente ininfluenti sulla libertà di pensiero, di opinione e di manifestazione delle idee? Questo è il mainstream che gira in alcuni ambienti intellettuali ed è questo quello che è da combattere. Ed è questo quello che andrà a limitare le nostre libertà di liberi cittadini che vivono in una repubblica, in una democrazia liberale. Neanche in Russia, dove io ho vissuto, vi è una tale ingerenza nelle opinioni. Neanche in Cina, non ci ho mai vissuto, ma conosco dei paesi veramente dittatoriali dove forse c'è più libertà di pensiero di quella che Scanzi probabilmente intuisce con questa sua frase. Andate a vedere il video, questa frase è verso la fine del video e rendetevi conto di cosa viene promosso da questo giornalista, scrittore, intellettuale, non so come definirlo, opinionista, lo seguo poco, lo conosco perché ogni tanto l'ho visto in televisione. Comunque questo era un concetto che volevo esprimere con grande chiarezza.